Balalaika, Belen provoca Hillary con una battuta durante lo show, ipotizzando che la collega non indossasse l'intimo. Hillary non replica. È una partecipazione molto discussa quella di Belen Rodriguez a Balalaika, dopo aver ricevuto delle battute un po' sessiste da parte di alcuni membri del cast. L'argentina ha provato a rifarsi stuzzicando la conduttrice Hillary Blasi sul suo look vedo non vedo durante la seconda puntata del programma dedicato ai mondiali di calcio 2018. Dunque, la showgirl ha scatenato il gossip insinuando che la romana non indossasse gli slip sotto l'abito nero scelto per la serata e la replica social di molti utenti del web è stata immediata. Hillary Blasi senza mutanda Balalaika? La provocazione di Belen Rodriguez. Domenica 17 giugno è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Balalaika, il programma che Mediaset dedica a Mondiali di Calcio di Russia 2018 e condotto da Hillary Blasi e Nicola Savino. Oltre a raccontare e commentare sommariamente le partite del giorno, i conduttori interagiscono molto con gli ospiti presenti, tra cui la nota showgirl argentina. Durante la scorsa puntata, tra una telecronaca e un parere sportivo, è successa una cosa che tutti i siti di gossip hanno subito ripreso. Belen Rodriguez, membro fisso del cast della trasmissione, ha fatto una battuta alla collega che non è passata inosservata. Mentre la romana la presentava, infatti, la showgirl ha detto ironicamente, sotto a quel pantalone, non ci sono le tasche ma forse nemmeno le mutande. Questa frecciatina che l'argentina ha riservato alla padrona di casa ha inevitabilmente scatenato gli animi dei telespettatori che stavano seguendo e commentando la trasmissione sui social network. Hillary non ha replicato alla battuta e ha mandato in onda la pubblicità. Dopo che la 33enne argentina ha fatto notare che probabilmente Hillary non indossasse l'intimo sotto la tuta aderente sfoggiata durante la diretta, alcuni utenti hanno replicato, Belen insinua che la Blasi non porta le mutande. Se così fosse, chissà da chi avrà preso esempio. Simpatia portami via. La simpatica frecciatina che Rodriguez ha lanciato alla presentatrice e al suo look vedo e non vedo, non è piaciuta a molti, sul web, infatti, non sono mancate le critiche alla sudamericana sia per questa infelice battuta che per il suo ruolo troppo marginale che ricopre a Balalaika. Balalaika, ascolti tiepidi e molte critiche dopo le prime puntate. Chi ha visto le prime due puntate di Balalaika, non ha potuto non notare come il calcio non sia l'argomento principale del format, nonostante la trasmissione sia dedicata ai mondiali in corso in Russia, sono pochissimi i riferimenti che vengono fatti alle partite del giorno durante le due ore di diretta. Se Nicola Savino sembra piuttosto preparato sugli incontri sportivi avvenuti in giornata. Supportato da giornalisti come Alberto Brandi e Giorgia Rossi, Hillary Blasi è apparsa molto spaesata e per nulla ferrata sulla manifestazione che è stata chiamata a commentare. Anche Belen ha più volte ribadito di non essere preparata sul calcio e quindi di non essere in grado di esprimere dei pareri sulle partite. Questa impreparazione è generale, dunque, sembra non essere piaciuta affatto ai telespettatori, che hanno regalato ai primi due appuntamenti di questo nuovo programma degli ascolti davvero bassi. La puntata andata in onda il 17 giugno, per esempio, ha tenuto incollati davanti allo schermo solo 1,9 milioni di italiani, per uno share del 12,62%, un risultato scarso ma comunque più alto di quello che Balalaika ha fatto registrare nella serata di debutto.